dimostra il fatto che non trovo il numero del cantautore giallorosso, sempre perché oggi, caro maestro, tutto quello che può andare storto lo andrà. No, no, è soltanto una questione di tempo. Lo troviamo subito. Vediamo, vediamo, vediamo. Mazza quanto sta in basso. Eccolo. Quant'è che Non è. non vi sentite? Un botto. Col Taloni, con il buon Taloni, è un pochino. Vediamo, vediamo, vediamo. Siamo in chiamata, vediamo se ci Vai. risponde, perché è importante anche quello, magari non ci risponde. Può essere pure, E eh? Ci quindi, avrebbe anche i suoi perché. davvero, c'è anche una spiegazione a tutto ciò. Vediamo un po' che dice il buon Andrea. Se prende. Eccolo. Oh, sentiamo il telefono squillare. Sì, pronto? Andrea Taloni, cantautore giallorosso? Sì, aspetta che me levo, c'ho tre cuffie, quindi me ne levo, lascio quella giusta, aspetta. Aspetta che Vai. c'ho tre cuffie, è No, bellissima. aspetta così. Bellissima sta cosa. Pronti? Caro Eccomi. Andrea, benvenuto a sto punto, io direi, Buonasera, ragazzi. nella nostra trasmissione, che ricordo sempre il nome, noi siamo quelli chi? Quelli chi, Andrea, te lo chiedo, noi siamo quelli chi secondo te? Ma per me siete due amici, io l'ho detto anche Che l'altro giorno e grande. sono fiero di aver fatto la vostra conoscenza perché poi comunque io sono sui social da prima di voi e ho conosciuto tanta di quella immondizia umana che Roma non Vabbè, merita. vabbè. Cioè, Benvenuto proprio Andrea, benvenuto. la poggia piano il buon Taloni. Nel frattempo E io quando vorrei tu trovi mettere una. invece delle persone vere, leali, amici, oltre che artisti con cui facciamo collaborazioni, io sono felicissimo quindi di dare una mano in qualsiasi cosa. Dai, che spettacolo. Senti. Senti, io volevo fare gli auguri al maestro Aitonio perché volevo essere l'ultimo a farli. Ma l'ultimo Bene. proprio arrivi alla fine. Quindi ho Benissimo. aspettato qualche giorno, Stavi quasi al volevo fare gli compleanno auguri. mio per fargli gli auguri. Ma no, ma Esatto, tra un po' volevo ne fare a metà faccio. tra te e lui, a Alla metà mi fine. volevo fare. Tra un po' ne faccio un altro, te hanno, non lo so. Ma no, ma me l'ha fatti Andrea, se non sbaglio. Me l'hai fatti, no? No, no, non può essere, io manco sapevo carinarti. Perfetto. Non sapevo neanche che esistessi. Senti, Andrea, parliamo mo', poi ci avremo modo, insomma, di farci una bella chiacchierata. Parliamo un po' di calcio, se te va. Lo so che Dai, dai, se dai, dai, parla dai, dai. tanto di calcio, però Parliamo un attimo un po' te di chiamiamo calcio. anche in questo senso, perché tu sei uno che, almeno a parer mio, ci capisce. Ma Ma secondo tra l'altro, te. guarda, io sono anche un po' mezzo giornalista, oltre che Mezzo cantautore, infatti. giornalista, mezzo cantautore. Esatto, ho anche dei contatti io per il calciomercato, ho dei procuratori che mi sono rimasti amici negli anni e mi hanno Vedi? dato questa dritta. Oh, vai. Perché? Allora, chiedi a Perché sti prima il procuratori. maestro ha detto un'imprecisione, prima il maestro. Noi possiamo ancora fare calciomercato sui calciatori che sono svincolati, che stanno a spasso, Ma io capito? Ah, vabbè, sì, è chiaro, ho capito. Però poi, correggimi se dico una fesseria. Tu puoi farlo, però poi diventano effettivi da gennaio, o sbaglio? Ma non credo, perché se stanno a spasso penso che anche Ma subito. non credo, non Comunque, credo, non è. tu Non mi stai credo, non è. suggerendo, prendiamoci Stefano Mauri. No, oh, regà, No, no, perché hai no. detto quel nome? Che ne so, è No, svincolato. chiaramente, come Mauri. ben saprete, Sabatini ama l'Argentina. Dopo aver preso Paredes, ha individuato questo calciatore argentino a parametro zero, che tra l'altro c'è anche il nonno italiano che faceva il vino. Chi Abbiamo è preso questo? Chi è? D'Aceto. Che non abbiamo preso d'aceto, no. Vabbè, Madonna. basta, chiudiamo la diretta con Andrea È Taloni. sempre simpaticone, Andrea. Niente, Queste io pensavo freddure. che lui desse un contributo, potesse dare un contributo elevato, in realtà ha abbassato Il completamente livello proprio della il livello trasmissione. della trasmissione. No, Andrea, una Metà cosa. dell'IBAN do un contributo, Bene, sì. bene. No, io te lo fa una domanda, no? Che è una domanda che mi facevo anch'io. Sto Sì. Sadik, ne parlavamo all'inizio. Detto il pennello. Sadik ha detto il pennellone. Cioè, è tanto forte, dovunque va segna, qualunque cosa fa funziona, ma per quale motivo noi sto Sadik non. Cioè, ogni volta Ma lo demo da qualcuno, non ce lo teniamo, non ci facciamo qualcosa noi, secondo te? in realtà probabilmente per vari motivi. Il primo motivo è che comunque è un calciatore giovane che ha anche bisogno di fare esperienza come l'hanno fatta altri, come l'ha fatta Ricci, come Certo. continua a farla Ricci. E il secondo motivo è che comunque tu ancora per un anno c'hai un certo Francesco Totti che quando entra a 20 minuti alla fine ti cambia le partite. E Però. l'ultimo motivo è che comunque hai fatto un investimento su Dzeko che bisogna vedere adesso quest'anno se è stato un investimento buono oppure no. E poi posso dire anche forse un altro motivo No, che prima volevo sì. dire in realtà, ma poi non ho detto, che forse Spalletti comincia anche un po' a credere di più nel tridente leggero. E a quel punto lì ci potresti mettere Francesco Totti tranquillamente, c'è cioè Diego Perotti, puoi anche spostare il Shaarawy al centro e mettere i Col Tur falso Betalà, per 9, dici? esempio. Cioè, ci sta una turnazione lì davanti incredibile. Ecco forse perché Sadiq Umar qui è di troppo.
almeno per ora. Credo che Spalletti, Totti per più di 20 minuti non lo veda, secondo me questo è un limite solo perché Totti c'ha talmente un'intelligenza calcistica che anche da fermo ti può cambiare, però ognuno poi chiaramente lo vede a modo suo e quindi va bene così. Però insomma adesso c'è avuto un infortunio, però dalla prossima io mi aspetto di iniziarlo a vedere un po' più. Dalla prossima, quindi da Roma-Samp, come la vedi sta Roma-Samp? Roma-Samp penso che sia la partita peggiore che ci poteva capitare per uscire un attimino da questo, non dico crisi perché insomma mi pare eccessivo. Però, poteva esserci il derby, l'ottimismo è il profumo della vita, diceva. Conoscendo l'ambiente romano, se tu stecchi, e per stecchi intendo anche un pareggio, iniziano a arrivare giù le critiche, crisi, eccetera. Quindi io insomma, la Samp, ricordiamo un validissimo allenatore, che è quello che stava all'Empoli lo scorso anno, Giampaolo, gioca un ottimo calcio. C'ha anche, comunque si è dato una bella registrata rispetto all'anno scorso, è un avversario tosto. Senti, no, c'avevo io una domanda molto tecnica in realtà per Andrea. La domanda tecnica era questa, fine del mondo, un disco volante scende sulla terra e ti chiede di salvare uno tra me e il maestro Edonio, chi salvi? Ma guarda, allora, diciamo questo, testualmente parlando salvo te, perché tu sai benissimo, anzi non lo sai, ti voglio dire questa cosa, io quest'anno mi sono preso un anno sabbatico, cioè un anno di studio, dove sto studiando tutti i grandi compositori a livello testuale, quindi c'è proprio un libro che mi sto annotando, eccetera. Tra i quali sono annoverato anch'io. Io te lo voglio dire in diretta, ho preso due tue canzoni. Okay. E le hai inserite nel libro, con un post-it. Non mi chiede il titolo perché, vabbè, quella, diciamo, tifoso di Latour, insomma. Tifoso veramente. Tifoso per davvero. Tifoso per davvero, e l'altra non me la ricordo sinceramente, però ho proprio copiato i testi perché dico, ma guarda questo come cazzo, si può dire che è cazzo. Beh, ormai l'hai detto. Beh, voglio dire, io ammiro certi testi in cui tu ti vai a infognare e poi ne esci alla grande, che sembra che a un certo punto sei finito in una strada privata senza uscita e poi riesci a uscire. Sì, pare che mi sono incartato e invece poi alla fine non mi incarto. Io testualmente salvo te, musicalmente vabbè tu non sei nessuno rispetto a lui. Sicuramente. E devo dire che anche radiofonicamente te piena pista. Ma sì, ma soprattutto è più anagraficamente. No, lascia perdere anagraficamente, che sei uno sciocco pennellone. Possiamo dirlo che io ho più aspettative di vita, no? Ecco, potremmo dirlo questo. Ma no? Io ho tutta l'esperienza dalla mia. E io la posso lui fare. È futuro. Io sono poi, diciamolo sempre, ma prendo la scheda audio. Ok. Però lo sai che hai fatto una gran paraculata, vero? Perché in realtà non hai risposto. Esatto, però si capisce 3-1 per lui, insomma. Ah, ok, quindi ti salva a te. Ma io allora, lo sapevo. Lo sai, maestro Edonio, se tu stavi seguendo anche la diretta Facebook, ho fatto dove un ci puoi vedere, simpatico in sei indicato, come per dire tanto salva me. Lo so. Io non mi aspettavo sta cosa, quindi Andrea... Andrea, ciao, ci ha fatto la scelta di chiamarti è stata mia, caro Andrea Saloni. Sappi che questo è il primo ed ultimo collegamento, da se è giocata male, ma mi dispiace. Me la fate dire la prima volta? Come no, ma la te la stavo per chiedere. Chiedere. Perché proprio me la so segnata. La prima volta che ho preso tante botte. Oh. Allora io bene, praticamente... ricordo triste, a meno che non sei non ti piace. Mi piace condividerlo con voi e con tutti gli ascoltatori. Vai, dice. Allora, in pratica io poi sono sempre stato uno che odiava le risse perché io sono un tipo pacifico, eccetera. Una volta, avevo tipo 15 anni, camminavo per strada tranquillamente per fatti miei. E si avvicinano due ragazzi e sembravano tranquilli così. Stefano, ma tu sei il cantatore giallorosso? Boh, e stanno corcando. No, dai, è una cosa importante, una cosa seria. Ma perché devi sempre... Ma sì, penso che mi commuoverò, infatti. Ma mi ha detto, che sciana, tutta la parola, che sciana sigaretta. Ah, lo sai quanta gente conosco che l'hanno picchiati così, per questo motivo? Esatto. Io so derisse proprio così. Ma non volevo offenderli, ho detto, guardate ragazzi, io non fumo. No, troppe spiegazioni. E giù botte, infatti io pensavo che il fumo facesse male. Per questo motivo. E invece devo ricredere. Fa più male via le botte perché infumi, a sto punto iniziamo, sono che dici? Sono stato ricoverato per 3 giorni a San Giovanni. Ma dai, ma davvero stai lì? Ricordo una scena esilarante dove io praticamente mangiavo il pollo lesso del vicino perché c'avevo una fame, tipo il famelico che sta lì accanto. Ma questa è una storia tristissima. A proposito, Andrea, se sei nei paraggi, mi potresti portare qualcosa? Che c'ho una fame clamorosa e non posso uscire da qua fino alle 8.
se purtroppo può... adesso sto in zona Termini, già se stavo a casa ero più vicino ai vostri. Ah, ho capito che stai a fare. Senti, io ti volevo chiedere un'altra cosa, però me la sono scordata. Vabbè, ma aspetta, ah, no, ti volevo chiedere quanti anni avevi, quanti anni avevi quando è successo sta cosa tristissima? 15 anni, l'ho detto. Ah, ok, no, allora mi sono perso a farmi su Facebook. Questa cosa non la sapevo, ma è una cosa... sconvolgente. No, quindi devi compensare, Andrea, ci devi raccontare un aneddoto simpatico, se non altro, qualcosa di più... Sì, ma io voglio sapere del piccante, perché io so che Andrea c'ha dei passati divertenti. No, ecco, insomma. Ma tu adesso stai entrando in una zona un po' così, un po' particolare. Però, non so. Un aneddoto simpatico edulcorato, sì, però, ovviamente, se vuoi, senza che scendi... Ma lo sai che io non so molto edulcorato, per cui... Allora, quindi da Vindersecchio, caro maestro, caro maestro Edonio. Senti, Andrea Dallone, che io so, non so se il maestro ne è già a conoscenza, che ha scritto, ti sei preso l'anno sabbatico, ma tu comunque hai scritto una nuova canzone che, insomma, mi hai fatto ascoltare qualcosina, che io sono orgoglione, direi, di cantare insieme. No, scherzo, sono orgoglioso. Non so, il maestro Edonio l'hai messo al corrente di questa cosa? No, allora, e qui colgo l'occasione per dire ad Andrea che io ho visto il messaggio, ma io 29 e 30 sono stato, siccome è il mio compleanno, ho avuto amici sia 29 sia 30, è stato, sai, quei periodi a 20 anni, insomma, un po' di disagio. Tre giorni è il compleanno del maestro. Sì, esatto, tipo i bar mitzvah ebraici, capito? Queste situazioni anche di degrado totale, mondezza per tutta il vialetto di casa mia, insomma, un po' di disagio. Tra l'altro devo ancora tornare dopo a pulire, perché c'è un po' di... Quindi, capisci, ma insomma, che interessa questo vocale che mi hai mandato lo ascolterò probabilmente, sì, a metà settembre. Se l'hai registrato, lo ascolterà con calma. Ne sono preso un anno sabbatico da me stesso, ma non sicuramente da fare le cose che mi divertono con gli amici, per cui bravo. I featuring li faccio volentieri. I featuring, perfetto, quindi grazie, mi fido. Prego. So che devo cantare una strofa, mi hai detto, quindi non ho capito che... Ecco, per la prima volta, perché siccome lì il team leader del gruppo, secondo me c'è da poco spazio rispetto a quello che... Oh, finalmente qualcuno riconosce chi comanda qui dentro sta casa. Esatto. Vedi? Tra l'altro il maestro è anche più forte a FIFA, lo vogliamo dire. Sì, ma ha preso un sacco di schiaffi. Un giorno organizzeremo un torneone tutti contro SR Music. Però io non voglio il maestro, perché ho perso subito in partenza, è una cosa scandalosa. Maestro Edonio, ragazzi, io vi auguro di incontrarlo un giorno e di giocarvi quello che volete a FIFA. Avete vinto sicuro, cioè vi piace vincere facile. Devo dire una cosa, bisogna dire una cosa, che il maestro non ha la PlayStation a casa. Non vuol dire nulla, non ce l'ho neanche io. Non è assolutamente così, tu hai FIFA sul computer, non mi dire baggianate. No, non ce l'ho. Sì, ma non è questo assolutamente vero. Sei quello che scarica i giochi craccati. No, io, ma potresti anche averlo comprato. Io non ho FIFA, non gioco a FIFA. O comunque se ci gioco lo prendo tipo a marzo, perché ma ci gioco pochissimo, perché io poi sono una persona seria impegnata. Di conseguenza io mi butto nella riffa, così come se non ci fosse un domani, e gioco un po' a caso. A volte mi dice bene, ma anche in base all'avversario. Tu, devo dire la verità, sei un avversario ostico. Chi è un avversario ostico? Tu. Non so io che sono ostico, sei tu che sei una pippa al sugo. Ok, io sarò anche una pippa, ma messo anche a confronto con uno che c'ha FIFA e ci si chiude piuttosto che lavorare, allora a quel punto è chiaro, cioè, che io perda. Proprio, io mo te toglierei il microfono, guarda, stai di una marea di minchiate, ma proprio una dietro l'altra. Senti, Andrea, un aneddoto divertente, dai, così poi ci salutiamo e ci dici pure secondo te dove potrà arrivare sta Roma. Parliamo pure un po' di calcio alla fine. Allora, vabbè, iniziamo dalla Roma. La Roma, secondo me, io non condivido tutto questo scetticismo in atto soltanto perché all'ultimo secondo di mercato non si è riuscito a prendere Will Shearing, che poi secondo me comunque... Will Shearing chi è? Un amico tuo? Dopo Dropbox secondo me viene lui. Mannaggia, no, vabbè, a parte gli scherzi, cioè tu non puoi pretendere di comprare un giocatore che ti cambia la stagione all'ultimo giorno del mercato. Vabbè, il Bournemouth l'ha fatto. Chi? Il Bournemouth. Vabbè, ma il Bournemouth, come si dice? Comunque, in Inghilterra, ragazzi, una squadra decrepita come il Bournemouth prende tre volte di più i soldi dai diritti televisivi. Ah, beh, quello sì. Poi hanno più potere, hanno più potere d'acquisto, c'è poco da fare. In più so che comunque il ragazzo c'ha dei figli piccoli e non li voleva giustamente accannare così. Ah, ok, perché qui... tu non li pu... ma non sia mai che li portava a Roma, oh. No? Cioè, ma non ho capito, ma solo Pjanic ci pia al figlio e penso porta a dove gli pare, ma non ho capito, ma qua siamo gli uci scemi. Vabbè, io sta cosa. Vabbè, però Pjanic è andato in una città solare, insomma, quindi sì, appunto. Piena di risorse. Niente, esatto. Finiamo sempre a parlare di lui, eh. Vabbè, no, è per dire, perché in poi modo qua nell'altro pure io prima ho dato lui perché gli assomiglia, adesso un po' fa più socia. No, adesso ma guarda, me ne stanno a di tutte, stanno a armare, mi hanno detto Candreva, ma me ne stanno dicendo tutte. Io non lo so. No, tu sei Manolas, però. Tra l'altro, via, poi guarda, dopo, che una cosa nuova, a Nettuno una sera mi hanno detto pari Alisson. Senti qua. Mi hanno detto pari Alisson. Ammazza.
Quindi iniettazione. Qui Non stiamo c'hai virando neanche uno zigomo di Alisson. sul Lui reparto è un difensivo. bel ragazzo. Ma sempre sul discorso profilo, bisogna vedere il profilo. Comunque il profilo è Pjanic, fa una cosa, è paurosa sta Senti, stagione. Andrea, dove può arrivare questa Roma secondo te stanno? Dai, piazzamento. Allora, secondo me se la squadra segue Spalletti, se mi entra in condizione fisica, perché poi comunque funziona così che se tu inizi a perdere subito punti e quindi c'è il distacco, io ho visto che negli ultimi anni poi i distacchi sono sempre, non è come negli anni 80 dove tu potevi fare anche 90, potevi fare rimonte di 8-10 punti. Adesso se prendono il volo, cioè parliamoci chiaro, se la Juve prende il volo è finita. Per cui io rimarrei, a me piacerebbe rimanere a tallonarla tipo al secondo posto fino all'ultima giornata e poi zac nel finale, capito? E poi dall'altro una delle ultime partite mi pare che te la vai a Sì, giocare lì o è qui. tipo la terz'ultima, perché le ultime quattro Ecco. sono Lazio. Scusami, stavo Lo morendo. so, hai detto qua la parola brutta. Mamma mia, dato di più. Lazie, vedi, Bravo, sono vedi come sopravvissuto. esce naturale. Lazie, Juventus, mi pare pure il Milan ci sta in mezzo, che come l'anno Ecco, tu con chi scorso è una delle ultime. preferiresti vincere lo scudetto? Lo sai, Dopo che gli festeggi in faccia. Non Ma te lo devo manco se, ma dire. stai scherzando? Ma che Esatto. domande fai io? Cioè, se succede una cosa del genere, ragazzi, noi facciamo 3 CD su una partita. Esatto. Su Famo una una compilation. stessa sera, però. Cioè, famo una 3 CD nella stessa trilogia, sera. proprio in 5 minuti scriviamo una trilogia come minimo. Senti, Andrea, noi ti salutiamo. Grazie per essere Bene. stato con noi, sei stato il primo Grazie a ospite, voi. quindi una gran figata. Nel frattempo Sono orgoglioso. il maestro Tony mi fa tutti i gestacci, tipo mandalo No, via, sto perché? deficiente, mi Perché scrive. volevo fare un saluto anch'io a Andrea, che saluto affettuosamente, ringrazio per gli auguri e ti aspettiamo presto, a partire anche dalla prossima settimana, che noi stiamo qua, te lo ricordi, ogni giorno dalle 6 alle 8, Sì, ma quindi ci sentiremo siete spesso. libero perché te romperemo un po' Ci le sentiremo scatole, spesso con Andrea e poi comunicazione di servizio. Molto probabilmente festeggiamo il mio compleanno domani sera, Andrea. Andrea. Ah, vedi? Perfetto, sono contento e anche felice di questa cosa. Va Perché bene. altrimenti c'erano problemi. Ma domani Bravo. sera, quindi il 2 lo volevamo Sì, festeggiare. te lo volevo Il dire 2, il 2. prima, Che è molto ma più figo. aspettiamo a A mezzanotte. mezzanotte, È molto più così figo, è molto più niente figo. di che, niente torta, niente di niente, però bere una cosa con gli amici è sempre una cosa fantastica, visto che non succede quasi mai per chi ha un impegno e chi ce n'ha un altro, io ne approfitto. Approfitto del mio compleanno, del mio giorno di nascita, ricordatevela sta cosa, mi raccomando. Niente baci e abbracci, miramo ai compacci. Però, bravo, mi è piaciuto sto slogan, io direi che su sta cazzata possiamo salutarci. Sì, e soprattutto su Perfetto, queste dolci saluto. note che io ho appositamente messo sotto per Oh, salutare il Kant, la la facciamo sentire, dai, se ci facciamo salutiamo subito la sentire. facciamo sentire. Andrea, ci sentiamo settimana prossima. Va bene, ciao ciao. Ciao Ciao, Gabriel, bello, ciao 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 ciao. ciao ciao ciao. L'aria che respiro anch'io è ossigeno per l'anima. Negli occhi incantati di un bambino, in braccio al suo papà, che sventola una bandieretta e sorride ai colori della città. Io e te siamo una cosa sola, da te la mia mente vola, ogni volta che siamo distanti. Io e te, perché sei tu la mia poesia, meravigliosamente mia, ci cerchiamo come due amanti. Che giochi è sempre un giorno di festa e subentra la frenesia. In ogni azione, in ogni atteggiamento quotidiano riscopro quanto sei mia. Se incontro per la strada due persone sconosciute che parlano di te, mi infilo nel discorso con ardore e sentimento, penseranno mo questo chi è. Io e te, tra il passato e l'infinito, giuro non t'ho mai tradito, non guarderei in altra manco per sbaglio. Io e te, sugli spalti per tifare, tutti uniti con il cuore, sempre tu la prima scelta amore. Io e te, siamo una cosa sola, da te la mia mente vola, ogni volta che siamo. Questa era Io e te,
un featuring scritta dal buon Andrea Taloni al Secolo, cantautore giallorosso, che comunque sì, anche se abbiamo appena ascoltato, mandiamo sempre un bacio perché lui ci guarda sempre e comunque dall'alto. Nel frattempo